Oh. Matti, hai presente quell'uomo con i soldi? Non è il banchiere, è l'uomo con i soldi, Matti, hai presente? Ma che vuol dire? Quello dei monopoli? No. Allora non ne ho la minima idea. Mi puoi venire un attimo? Abbiamo un problema. Qua c'è un tricheco. E qua c'è una foca. Matti, Come è la mettiamo? quel tricheco. È quel tricheco. No, aspetta. Sì. Quel tricheco? Sì. No, io non vengo. No, no, tu vieni. No, No, tu vieni. non mi dire che ci siamo di Ci nuovo. siamo di nuovo. Ci siamo di nuovo. Ciao. Ho un bel bottino oggi, eh? Un bel bottino. Sì. Oh mamma, ma quanti sono quelli? Mille. Mille? Mille. Mille? Mille. Mille? E che cosa dovremmo fare? Penso stare sul letto. Stare sul letto e avere anche 1.000 euro? Sì. Ho vinto. No, tu non hai vinto perché dobbiamo prendere prima le cose. Ma non ho bisogno di nulla! Ma perché Eh? ti Non senti hai di bisogno di nulla? nulla. Allora, facciamo così. Io prendo il cibo e tu non mangerai. Ecco qua il mio cibo. Allora vengo anch'io, sul letto. Sì, scusa, mi fai un po' di spazio. Sì. Oh, questa è la cosa più bella che abbia mai provato in tutta la mia Ma vita. devi alzarti, Matti, non puoi dormire nel video. Ma che ci frega? 1.000 euro per dormire. Ah, questo sì che è un sogno. Matti! Per favore, scendi pure subito dal letto, almeno mi prendo sti soldi, va. Ma io non mi arrenderò mai, lo sai? Perché? Perché sono fatta per stare a letto. Tu no, invece ti annoierai a un certo punto. Ne sei sicura? Ne sono sicura. Ne sei sicura, sicura? Va Sicurissimo. bene, va bene. Intanto questi sono Aia! veramente No, carini. no, no! L'avevo detto che tu non avresti avuto niente perché non ti sei alzato per prenderli. Dammeli. Matti. Questi 1.000 euro sono davvero interessanti, signor Tricheco. Ogni volta te ne esci con un bottino sempre più grande e sempre doloroso. Resisteremo molto più tempo rispetto alle altre volte. Sono sicura di sì, anche se mi scappa già la pipì. Oh, vedi, questo è già un buon segno perché io tanto posso resistere senza fare la pipì per più di 24 ore, quindi fino a lì sto a posto. Ora però, se permetti, beh, io gioco un po' con il mio cellulare. No, Sì. no, non Perché no? puoi. Oh, ma te ne vai per favore, esci da questo letto, non c'è spazio per tutti. Esci tu. Anzi, ti propongo un gioco, facciamo così, ferma, dai, ti Ok. propongo un gioco. Ok. Facciamo una scommessa. Devi dirmi quale gatto secondo te salirà prima su questo letto? Piadina! Willy! Piadina! Willy! Vieni qua, Willy! Piadina! Willy, vieni! Vieni, piadina! No, ehi, piadina resta Piadina! lì, eh! Vieni, piadina! Ah, se n'è andata! Se n'è Piadina, vieni! Vieni, piadina, andata! dai! Piadina! Aspetta, ci provo io. Allora, se io faccio video Piadina! per gatti. Vieni! Vediamo se funziona. Allora, questo a Zorba funzionava sempre. Magari funziona pure a loro. Se arriva Willy, voglio subito 500 euro, eh. No! Video per gatti. Vai. Ora arriva Zorba! Oddio, ti immagini? Non credo sia molto interessante. Ok. Siamo soli. Questo è un problema. Piadina! Nel dubbio, la cosa più importante per sopravvivere al momento ce l'ho Anch'io io. ce l'ho! Sì, secondo te i Nutella Biscuits possono salvarmi da questo? E per questo intendevo la sete. La sete è la cosa più Anch'io ho importante. l'acqua, ma tu non mangerai i Com'è Nutella che tu hai Biscuits. l'acqua? Sì. Ah, porca miseria, non l'avevo vista. Piadina! Non mi deludere! No! Non ho fatto in tempo a nascondere in un Beethoven, non cassone. puoi! No, no, no! Io ti odio. Ma ascoltami, ho una domanda! Che c'è? Ho una Willy! No, no, Ninna! Ninna, questa è falsa chiotta! Questa è No, falsa no, allora io ho chiottaggine! una domanda, se io ora vado a prendere Beethoven con metà, Willy! No, Ninna, Ninna non puoi! Sali, sali! Sali! Ti prego, sali! Sì! No, Ninna, l'hai buttato. Ninna! io non l'ho toccato, è sceso da Ma solo. sei cattivissima! Ma io non ho fatto Sei la niente! falsacchiotta della regina! Vieni qua, Willy. Vieni. No, non sotto al letto. Vabbè, comunque, se io ora mi metto metà fuori dal letto e metà dentro, è sempre valido.
Sì. Oh, sei una rompiscatole. Sei una vera rompiscatola, Beethoven. Guarda un po' chi c'è. Ho vinto la scommessa. Sì, vabbè. Willy, ti meriti un abbraccione. Però, di solito, chi è che sta sempre sul letto? Piadina. Ecco, quindi era più probabile che arrivasse lei. E invece ti ho battuta, tieni. Vuoi un biscotto? Sì. Che strategia vorresti usare, spiegami. Tieni. Grazie. Dai, uno, dammene uno. No. Se me ne dai uno non mi prendo i soldi che mi spetterebbero per aver lo fatto prometti su di me? Lo prometto. Matti, perché se no me ne vanno all'istante. Dammi questo biscotto e anche una Willy. No, Willy non può. Ah, vabbè. No, Matti, dai. Che fai? Dormi? Mm-hmm. Dai, Matti, per favore. Sono buonissimi. E allora, ma non puoi dormire? Vabbè. Hai bisogno dell'acqua? Willy, fammi a prendere l'acqua. Willy? Sì, di sicuro te l'andrà a prendere. Se tu mi prendi l'acqua, io ti do un bacino, va bene? Prendimi l'acqua che sta nella porta. Nina si sta addormentando. Ah no, ok. Prendi l'acqua, vai. Vai, piccolo repriero. Prendi l'acqua. Matti, non ti tira, ragazzi. Sei un fazzacchiotto. Ma mi deve prendere l'acqua, così poi gli do un bacino. Ma lo stai maltrattando, l'hanno visto tutti. Va bene, scusa Willy, non volevo. Non volevo farti giocare saltando come fanno tutti i gatti. Beh, certo. Allora, ti propongo io una sfida ora. Mm-hmm. Se riesci a indovinare le risposte di tutte e tre le domande che ti farò, mm-hmm, ti do subito 1000 euro. Vai. Ci sono, interessanti. Allora, sono domande facili, eh? Ok. Ok? Sì. Allora, qual è il mio secondo nome? Ninna. Matti, il mio secondo nome, non il mio soprannome. Non è un secondo nome. No, sbagli. Non ce l'hai. Sbagli. Corale. Cos'è? Coltello. Non ce l'hai un secondo nome, Ninna. È inutile che mi fai domande che non esistono. Matti, le risposte. Che rendi? Sì. Clotilde. Non è vero. Sì, che è vero. Ma sei una ma falsa. Ma come fai a dimostrarlo? Sei una non falsa puoi chiotta. Perché è vero. Non è vero, te lo posso dimostrare. Non in questo momento però. Come? Sulla tua carta d'identità. Oh, c'è scritto solo un nome. Ma ma non è che se c'è il secondo nome te lo scrivono. Sì, invece. No. Sì. No. Sì. No. Sì. Matti, no. Vabbè, fammi la seconda allora, va. Ormai ci ha perso però, eh. Vabbè, fammela comunque. E avevamo detto che se perdevi io no, mi prendevo. No, no, no. Però sì. Sei la storia delle falsacchiotte. Fammi la seconda domanda, per favore, okay. Va. Ok, quanti denti ho perso finora? Ma che cacchio vuol dire? Dai. Ma come faccio a sa... Aia! 8? No. Non lo sai neanche te tanto, quindi... No, te lo dico? Sì. Tutti tranne 4. I denti si sa che sono 32, quelli dal latte saranno 16, 12. Quindi te ne persi tutti? Sì. Ne hai persi 32? Sì. E che cosa sei? Sono ricresciuti poi. Vabbè. Ok, l'ultima? Fa parola. Allora, l'ultima è: quanti anni ho avuto nella vita precedente? Ninna, io ti odio. Allora, ti do un indizio, va bene? Vai. È compreso tra 50 e 82. Grande indizio, davvero, guarda, così mi aiuti tanto. Dai. Ne hai avuti 76? No, 82. Dai! Ma tanto se avessi detto 82, te avresti detto 86. Non avresti detto un altro numero, oh. No, no, perché ti ho dato un margine tra 50 e 82. Quindi significa che 82 è finita. Vabbè, senti, basta. Ora te le faccio io tre domande, okay. E se sbagli, te ne vai via dal letto, okay. No, tu te ne devi andare comunque. No, te ne vai sì, tu. Sì, perché le sbagliate tutte. No, te ne vai tu. Ok, vai. Qual è il miglior piatto che cucinavo quando andavo all'alberghiero? Non esisteva. Corretto. Qual è la città in cui ho vissuto per più tempo in tutta la mia vita? Questo è difficile. Un indizio? Non lo so neanche io. Matti. No, scherzo, dai.
con che lettera finisce? No, non te lo posso dire. Ha una lettera che ha in mezzo? La E. Ai 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 ai. Viterbo. Che credo di sì. Credo però, non lo so perché. Vabbè. Mi sa Rieti e Viterbo. No, no, più Viterbo, sì, perché Vedi? Ho fatto anche la sigla. Oh, ma le stai indovinando tutte? Sì. Qual è stato il primo gioco che ho avuto per la PlayStation 3? Non lo potrei mai sapere. Allora, scusa. No, nel senso, lo puoi sapere, però no, non perché credo. Tu mi hai detto quello per la 4, che poi l'hai venduto, che non ti piaceva. E qual era? Non sei neanche quello, io te l'ho detto, te non mi ascolti quando parlo perché non mi ami. FIFA. Ecco, guarda te. No, no, lo so, lo so. No, non lo sai, non lo sai. Dai, quello... qualcosa con i supereroi. Esatto. Non so come si chiama, però. No, lo sai come si chiama. Ce la puoi fare, dai. Non faccio saperlo. Dai, è un supereroe. Non so. Dai, Nina. Non mi vengono. Spider-Man. No. Superman. No. Hulk. No. Matti. Inizia con la B. È un pipistrello. Batman. Cioè, non è che lui è un pipistrello, però lo rappresenta. Cioè, io ho indovinato tutto. No. Sì, a parte l'ultima. Io penso proprio che qui ci sia una persona che deve andare via da questo. No, letto. Tu le hai sbagliate tutte e tre. Signor Tricheco, senta. Com'è qua la situazione? Che dobbiamo fare? Ha vinto Ninna. Mi sa proprio che qui te ne devi andare via te, Ninna. No, non, non penso proprio. Ho indovinato Willy. Non hai indovinato tu invece le domande? No, io le ho indovinate 3 su 3 praticamente. Perché ho indovinato anche che avevi preso un gioco, l'avevi rivenduto perché non ti piaceva. Quindi... Ninna, lascia quei soldi. No. Lasciali. 50 euro, ti lasciali. No. Oh, non no. hai vinto. Ciao. Guarda che c'è lì. Beethoven. Tieni. Cos'è? Saluta tu i nostri amici. No. Io vado a comprarmi una casa. Rimetti i soldi lì. No. Ragazzi, secondo voi... Hai perso. Hai perso. Dammi i soldi. Lo sai che è il mio punto debole? Sai che quando spengerò questa fotocamera mi arrabbierò talmente tanto che non dormirai mai più nella mia stessa casa. Voglio i 1000 euro. No. Dammi 1000 euro, non riavrai più Beethoven. Mattia. Dammi 1000 euro. Dammi Beethoven. Dammi 1000 euro. Dammi Beethoven. Ma metti 1000 euro lì e io metto Beethoven lì. No. Lo porterò sempre con me, non lo toccherai mai. Ok. Ho vinto. Va bene. Ok. Quindi finisce così? Sì. Rinunci al tuo compagno di infanzia per sempre? Sì. Non lo riavrai mai più, eh? Ok. Accetti, quindi? Sì. Oh, ma stai scherzando, non devi accettare, mi devi dare i soldi! Dammi Beethoven. E tu dammi i soldi. No, tu dammi i soldi e Beethoven. Certo. Va bene, va bene. Hai accettato questa offerta? Perfetto. Salutalo per l'ultima volta. No. Salutalo? No. Salutalo? No. Ninna, ah, non riesci a resistere. Dammi i soldi. Vai. E prendi il Beethoven. Non riesco. Okay. No, dammi. Mattia. E adesso con questi mi sa proprio che me ne vado a comprare qualcun altro di Beethoven. Ok, ciao. Ok, ma tu hai lasciato tutti i tuoi veri qua. Me ne compro un altro. Addio.